Scusate, possiamo ripartire. Allora, buonasera a tutti nuovamente. Presentazione delle attività del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Cominciamo col perché studiare a Siena. Abbiamo detto Siena è una università fra le più antiche in Italia e in Europa ed è un'eccellenza in ambito didattica e ricerca. È una città con un'ottima qualità della vita universitaria ed è, lo diciamo con orgoglio, una città bellissima. È un capoluogo di provincia, circa 54.000 abitanti, 80.000 se si considera l'area urbana. L'università vede circa 16.000 studenti universitari, 15 dipartimenti, due poli universitari, una sede decentrata e 5 biblioteche di area per lo studio individuale. È un ateneo che da sempre si caratterizza per i servizi allo studente. Qui potete leggerne alcuni, ma a testimonianza del fatto che Siena è una università molto attenta ai servizi allo studente, c'è il fatto che nel corso degli anni si è sempre piazzata ai primi posti delle classifiche del Censis che per l'appunto misurano la qualità dell'accoglienza di una università. In questo avete visto sicuramente nei giornali, nel 2017-18 e nel 18-19 Siena era al primo posto tra gli Atenei medi, nel 19-20 si è piazzata al secondo subito dopo Trento. Quindi un'eccellenza da questo punto di vista che si mantiene nel corso degli anni. Allora, naturalmente immagino che molti di voi, anche per la modalità inusuale con cui si svolge questo Open Day, si chiedano che cosa succederà nel 2020-21. Ebbene, l'Università di Siena ha preso un impegno molto forte, cioè tutti gli studenti che non potranno essere presenti a Siena per qualunque motivo potranno seguire le lezioni a distanza. La teledidattica è già stata attivata nel secondo semestre del 2019-20, ci sono sia lezioni sincrone, cioè in diretta, che asincrone, registrate, a cui gli studenti possono poi assistere liberamente nei tempi e nei modi che preferiscono. Abbiamo il ricevimento studenti in forma telematica, ci siamo attrezzati per svolgere i laboratori o in modo virtuale, o addirittura in modo distribuito. In alcuni casi abbiamo inviato addirittura del materiale a casa agli studenti per svolgere le esercitazioni di laboratorio. Garantiamo lo svolgimento di esami scritti orali a distanza per coloro che non possono farli in presenza. Il nostro obiettivo naturalmente è quello di tornare a vivere presto l'università in presenza, perché questo è quello che ci piace fare, ma vogliamo anche cercare di cogliere le opportunità positive che questa situazione certamente molto negativa ci ha consentito di mettere in atto, e crediamo che anche in futuro questi strumenti telematici possano integrare e contribuire a migliorare la didattica in presenza. Passiamo ai nostri corsi di studio, quelli di ingegneria e matematica per cui siamo qui oggi. I corsi di laurea triennali sono tre: ingegneria gestionale, matematica e ingegneria informatica dell'informazione, che si articola in quattro curricula: elettronica, sistemi automazione, sistemi informatici e telecomunicazioni. A seguire ci sono quattro corsi di laurea magistrale della durata di 2 anni: engineering management, che è la naturale prosecuzione di ingegneria gestionale, applied mathematics per la prosecuzione di matematica, e questi due corsi di laurea, Artificial Intelligence and Automation Engineering, Electronics and Communications Engineering, che in qualche modo sono la prosecuzione naturale dei quattro curricula di ingegneria informatica e dell'informazione. Come vedete, tutti i nostri corsi di laurea magistrale non solo hanno un nome in inglese, ma sono svolti interamente in lingua inglese, e questo, e a seguito di questo, c'è anche il dottorato di ricerca che completa il ciclo della formazione su 3 livelli, che è la formazione alla ricerca, dura 3 anni e anch'esso è erogato in lingua inglese. Perché la scelta delle lingue magistrali in inglese? Il nostro Ateneo si caratterizza per una forte spinta verso l'internazionalizzazione, ma per il nostro Dipartimento l'inglese è prima di tutto la lingua della professione. I nostri ingegneri, i nostri matematici, quando vengono ad affacciarsi sul mondo del lavoro, trovano a interagire con un contesto internazionale, quindi la lingua di riferimento è la lingua inglese. Inoltre l'inglese ci consente di creare un ambiente di studio internazionale, per cui ormai da diversi anni studenti stranieri vengono qui o per fare un semestre con gli scambi
di mobilità internazionale come gli Erasmus o gli Overseas, ma anche per iscriversi all'intero corso di laurea magistrale, e quindi studenti stranieri e studenti italiani creano quell'ambiente di studio internazionale che secondo noi è fondamentale per la crescita dello studente. Abbiamo vari percorsi formativi, come avete visto l'idea è che triennale più magistrale creano un percorso formativo di 5 anni, qui vediamo l'esempio della data science, un ambito molto molto importante in questi anni che sono caratterizzati dal cosiddetto diluvio dei dati, ebbene questo è uno sviluppo che si trova all'interno del percorso di Applied Mathematics. Un altro esempio riguarda la cosiddetta business innovation, no? Per la quale le aziende hanno bisogno di sistemi automatizzati di supporto alle decisioni. Questo è un percorso tipico dell'ingegnere gestionale, quindi si trova all'interno del corso di Engineering Management. Un altro esempio è quello che riguarda da un lato l'intelligenza artificiale, le architetture di calcolatori, lo sviluppo software, dall'altro la robotica, i sistemi di controllo. Questi sono i tipici percorsi formativi che troviamo nel percorso che poi termina nella laurea magistrale in Artificial Intelligence and Automation Engineering. E per concludere, la parte legata ai sensori, ai sistemi di telecomunicazione, alle antenne, all'elettronica, alle telecomunicazioni, ecco, questi sono i tipici percorsi che troviamo nella laurea magistrale in Electronics and Communication Engineering. Il motivo per cui facciamo vedere questi percorsi è che vogliamo abituarvi a pensare alla figura professionale di riferimento che volete costruirvi e quindi a traguardare un percorso di formazione di 5 anni, fermo restando che anche i nostri laureati triennali, come vedremo, trovano collocazione nel mondo del lavoro. Da dove vengono questi percorsi? Vengono dalla ricerca. Il punto fondamentale della formazione universitaria è che quello che noi insegniamo viene dalla ricerca che facciamo nei nostri laboratori. Il dipartimento è un dipartimento molto attivo, qui vedete alcuni indicatori di citazioni, di pubblicazioni, segno che il dipartimento è molto attivo a livello internazionale, ha una raccolta importante di fondi da progetti di ricerca, sia in contesto nazionale che internazionale, una media di circa 1,7 milioni di euro l'anno in fondi di ricerca che il Dipartimento è in grado di attrarre, questo naturalmente si traduce in opportunità per gli studenti che poi vogliono proseguire con la formazione alla ricerca e con il dottorato. Il Dipartimento ha raggiunto posizioni di eccellenza in vari contesti scientifici, per esempio nella valutazione della ricerca si è piazzato al primo posto nazionale su 52 sedi nel settore della geometria, al terzo nell'area dell'ingegneria dell'informazione e vanta l'ottava posizione assoluta su 63 nell'area più vasta dell'ingegneria industriale dell'informazione, segno che la qualità della ricerca che viene svolta è molto elevata. E questo è importante perché poi si riflette in una didattica di qualità altrettanto elevata. Queste sono le principali aree di ricerca che poi sono un matching uno a uno con i temi che abbiamo visto prima nei corsi di laurea. Queste sono le aree della matematica, geometria, algebra, l'analisi matematica, la matematica applicata, i metodi di supporto alle decisioni, la logica. E poi abbiamo la vasta area della computer science, i sistemi di controllo, abbiamo un gruppo che si occupa di fisica atomica e spettroscopia laser e abbiamo le aree delle telecomunicazioni, delle misure e l'elettronica, dell'elettromagnetismo applicato e dell'ingegneria elettrica. E poi vedete tante parole chiave che sono i sottotemi di ricerca di cui questi gruppi si occupano. E tutto questo perché? Perché il binomio ricerca didattica serve a creare figure professionali che poi sono molto richieste dal mondo del lavoro. Prima di tutto, diciamo, un indicatore della domanda che viene dal mondo del lavoro è quello della retribuzione. Vedete che l'ambito ingegneristico e l'ambito scientifico sono mediamente quelli che possono contare sulla retribuzione più alta a 5 anni dal conseguimento del titolo. Da questo punto di vista il Dipartimento si impegna a tenere costantemente rapporti con le aziende. Abbiamo appena terminato la prima Digital Recruiting Week a livello nazionale, cioè noi normalmente facciamo una settimana di incontri tra studenti
e laureati. Quest'anno non l'abbiamo potuta fare in presenza, l'abbiamo fatta in forma digitale. Anche quest'anno hanno partecipato circa 15 aziende e da anni abbiamo una profonda interazione con realtà industriali, internazionali, nazionali e regionali per attività di ricerca e sviluppo. Questa slide mostra un piccolo gruppo di aziende a grande, media e piccola dimensione con le quali il Dipartimento intrattiene relazioni di ricerca. Naturalmente una domanda che gli studenti spesso ci pongono in queste occasioni è: ma è davvero poi così difficile studiare ingegneria, studiare matematica? Allora, la nostra risposta è no, e cerchiamo di essere oggettivi in questo. Sappiamo che è una sfida e riteniamo di avere dei buoni consigli da darvi. Ecco, il primo è che noi abbiamo tutto l'interesse di formare gli ingegneri e i matematici del domani e lavoriamo per questo. Abbiamo in programma oltre 700 ore l'anno di tutorato sulle discipline fondamentali di base, che sono quelle naturalmente che creano maggiori problemi perché sono quelle che arrivano per prime, quindi gli studenti devono abituarsi da subito al nuovo metodo di studio che è richiesto dai corsi universitari, quindi abbiamo tutorato in analisi, in fisica, in algebra, in informatica, nel primo anno di studi e nel secondo in particolare, e poi abbiamo, e questa è una caratteristica specifica del nostro dipartimento, un rapporto elevato docenti-studenti. Questo ottimizza la qualità e i tempi di apprendimento. Tipicamente i nostri studenti hanno la possibilità di relazionarsi direttamente con i docenti e riescono subito a chiarire i principali dubbi che si trovano ad affrontare nei corsi di studio. È molto importante, questo lo diciamo sempre, studiare con regolarità, frequentare le lezioni e impegnarsi da subito, quindi non aspettare il periodo degli esami. Mettersi subito al lavoro, studiare in maniera regolare e quindi vedrete che questo percorso non solo non è così difficile, ma è anche ricco di soddisfazione, perché poi uno vede i risultati e si appassiona alle materie che sta studiando. Da dove partire? Tipicamente noi cominciamo con un test. Il test TOLC del CISIA è un test nazionale, non è selettivo a Siena, nel senso che non abbiamo un numero programmato, però è obbligatorio per tutti i nostri studenti. Dovete farlo essenzialmente per mettervi alla prova e potete sostenerlo anche se non vi siete ancora iscritti. Trovate tutte le informazioni sul sito www.cisionline.it, sono sicuro che molti di voi lo hanno già visto. Quest'anno, a causa dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19, il test si svolge in modalità remota, la modalità talk at casa, ce lo potete fare da casa vostra nelle date 28 e 29 maggio a partire dalle ore 9, se non vi siete ancora prenotati fatelo. Un'altra prova probabilmente verrà svolta all'inizio di settembre, ancora con quali modalità non lo sappiamo. Comunque l'idea di farlo da casa certamente è un modo semplice per mettervi alla prova e per vedere quali sono le vostre competenze in questo momento. Avete anche la possibilità di fare le cosiddette prove di posizionamento, che sono dei test simili a quelli del CISIA, del TOLC del CISIA. Li trovate sempre sullo stesso sito, potete farlo una sola volta, ma vi dà la possibilità di vedere come si colloca la vostra preparazione rispetto alla distribuzione nazionale dei risultati dei talk che sono stati fatti in passato. Un altro modo di prepararsi è quello di utilizzare il MOOC di matematica di base, che è sempre stato sviluppato dal CISIA. È un corso di matematica di base molto ben fatto, molto utile. Anche su questo trovate nel sito del CISIA un riferimento. Di fatto si tratta della matematica che state studiando nelle scuole superiori. Nei nostri siti trovate tutto il materiale e tutte le informazioni, molte di più anche di quelle che vi ho detto oggi. In particolare c'è un nuovo sito di orientamento che si chiama orientamento.dism.unisi.it, lo trovate anche dal sito di partenza che vedete qui indicato.
Questa bella foto, per chi non ci conosce, è la nostra sede, è l'edificio San Nicolò che c'è qui vicino Porta Romana a Siena, dove c'è la sede di ingegneria e di matematica del nostro dipartimento, ed è il luogo dove vi aspettiamo a partire da settembre, sperabilmente in presenza e se no in modalità telematica. Io con questo avrei terminato la mia presentazione e abbiamo sicuramente una decina di minuti che possiamo dedicare a domande e a curiosità degli studenti collegati. Nella chat trovate il link al sito dell'orientamento che il professor Giorgi cortesemente ha qui allegato. Allora, vedo Gabriele Ciompi che chiede come ci si iscrive per il test. Basta andare sul sito CISI Online e lì ci sono tutte le istruzioni per l'iscrizione. Dovrebbe anche essere spiegato in dettaglio quali sono le modalità per quest'anno del Talk at Casa. In breve si tratta di avere a disposizione un computer e un telefono cellulare, verrà indicato il sito a cui ci si deve collegare, il computer serve per svolgere il test, il cellulare serve per inquadrarsi mentre si svolge il test. Questa è una modalità che il CISIA ha proposto perché, in particolare per quelle sedi dove come dire, il test è competitivo, nel senso che stabilisce chi poi può avere accesso ai corsi di studio. Da noi il test non è competitivo, è di autovalutazione, ma è ovvio che è vostro interesse farlo e farlo bene. Allora, c'è una domanda interessante di Tommaso D'Ottavio, che ringrazio, dice: volevo sapere come è strutturato il corso di studi per gli studenti lavoratori. Allora, per quanto riguarda gli studenti lavoratori, è chiaro che non è possibile in larga misura frequentare, però specialmente in questo periodo le lezioni di gran parte degli insegnamenti vengono registrate e quindi gli studenti lavoratori hanno la possibilità poi di vederle offline nel momento che preferiscono. Quindi questo è uno degli esempi di come questa epidemia ci ha portato ad arricchire la nostra offerta con uno strumento che prima avevamo solo in minima parte. Naturalmente, diciamo, poi c'è tutta una serie di materiale didattico che viene messo a disposizione degli studenti lavoratori e la mia esperienza dice che essendo, come dicevo prima, un dipartimento in cui il rapporto docenti-studenti è un rapporto elevato, gli studenti lavoratori tipicamente contattano il docente personalmente e stabiliscono con lui le modalità di interazione. Vedo il professor Giorgi che scrive: gli studenti part-time, cioè quelli che per motivi familiari o di lavoro optino per il tempo parziale, possono conseguire i crediti previsti per ciascun anno in 2 anni accademici. Sì, questa opzione può essere esercitata ogni anno e quindi, diciamo, può spalmare su un arco di 6 anni il periodo della laurea triennale. Questo sì, quindi rimane in corso, può rimanere in corso per un periodo doppio rispetto a quello nominale della durata del corso di studio. Prego, su questo aspetto dello studente part-time trova sicuramente informazione nel sito di orientamento.
Marta Mirolli ci chiede: vorrei sapere se il talk è valido solamente se effettuato tramite l'Università di Siena o anche tramite altre università. No, il talk è valido su tutto il territorio nazionale, quindi chi fa il talk in una qualunque sede poi può venire a iscriversi all'Università di Siena con il risultato del talk che ha fatto presso qualunque altra sede che svolge i test talk CISIA. Nel sito dell'orientamento trovate diciamo soglie minime per i quali noi ammettiamo gli studenti senza obblighi formativi aggiuntivi. Cioè, se vado a memoria, mi pare sia 16 il risultato minimo, se prendete più di 16 vi iscrivete senza obblighi formativi aggiuntivi. A quelli che invece prendono meno di 16 noi facciamo nel corso del primo semestre tipicamente due test di recupero, cioè ne facciamo due, poi basta superarne uno ovviamente, e il primo viene fatto a settembre, alla fine di settembre, dopo il precorso, che comincia nei primissimi giorni di settembre. Abbiamo due settimane di precorso che terminano con un test di recupero per coloro che non hanno superato la soglia di 16 punti nel test CISIA, e poi tipicamente ne facciamo almeno un altro entro la fine dell'anno, o a dicembre o a gennaio, prima comunque della fine del primo semestre. Questi test, ripeto, non hanno nessun tipo di blocco rispetto alla carriera, ma servono come warning, come avvertimento per lo studente, per dire: ma insomma, se il test CISIA non è andato bene, ti proponiamo un altro test per metterti alla prova e per vedere di recuperare quelle competenze di base che tipicamente servono nei nostri insegnamenti. Allora, la domanda: tutte le lezioni dell'anno 2020-2021 saranno pubblicate online? Allora, l'impegno dell'Ateneo è certamente quello nel primo semestre di dare la possibilità allo studente di accedere alle lezioni a distanza. Alcune lezioni probabilmente saranno trasmesse in diretta, altre saranno in differita, molto dipende dai singoli insegnamenti, nel senso che dipende da quanti studenti ci sono e da tutta una serie di fattori logistici. Però il nostro impegno è quello di dire: caro studente, se non puoi venire a Siena, sicuramente potrai seguire le lezioni del primo semestre a distanza. Cosa succederà nel secondo semestre dipenderà da come saranno le condizioni all'inizio del 2021. Certamente il nostro impegno è di proseguire fino a quando ci sarà, a proseguire con una modalità interamente fruibile a distanza, fino a quando ci saranno studenti che per qualche motivo non possono venire, che sono iscritti all'Università di Siena, ma che non possono venire a seguire le lezioni. Questo è un impegno che abbiamo preso e che vogliamo mantenere. La domanda: come sarà strutturato il test? In che senso? Diciamo, se la struttura del test CISIA è abbastanza classica. Sono, mi pare, quattro parti. Ora, probabilmente c'è qualcuno su questo più ferrato di me. Una riguarda matematica, una logica, una comprensione del testo e una chimica fisica, e mi pare ci sia mezz'ora per ciascuna parte. Comunque, se prova a fare quei test che il CISIA mette a disposizione come prova, tra cui appunto la cosiddetta prova di posizionamento, vedrà più o meno come funziona. Se era questa, se ho capito bene la domanda. Grazie Ilaria, la nostra tutor Ilaria Cinquegrana ci riporta qua un link su cos'è il talk e come funziona. Ormai il talk è diversi anni che viene svolto in modalità telematica, quindi l'unica differenza è che questa volta invece di farlo su un computer del nostro laboratorio lo potete fare su un computer a casa vostra.
Fino a quando ci possiamo iscrivere per i test del 28 e 29 maggio? Bella domanda. Io credo che prima lo fate e meglio è. Di solito quando i test vengono svolti in presenza ci si può iscrivere fino a pochissimi giorni prima. Quest'anno non so, il CISIA è un organismo nazionale a cui l'Università di Siena è affiliata. Il suggerimento è farlo il prima possibile, in modo che possiate essere inseriti nelle liste. Dovrebbe essere semplice, mi hanno detto che è semplice. Abbiamo tempo per un'altra domanda e poi diamo. Allora, la domanda è: se il test di maggio non va come sperato, si può riprovare a fare? Direi proprio di sì, ma credo che si debba ripagare il fee, che mi pare sia di 30 euro, ma non vorrei sbagliare. Su questo aspetto sono impreparato. La domanda se sarà possibile farlo in altre... Ah, ok. La professoressa Tiezzi ci dice che bisogna iscriversi entro il 22 di maggio, quindi avete questa settimana di tempo per iscrivervi. Alla domanda se ci sarà un altro test oltre al 28 e al 29, sicuramente sì, nel senso che a settembre è prevista un'altra sessione che attualmente era schedulata per il 3 di settembre. Come sarà fatto non lo sappiamo. Credo che verrà fatto nella stessa modalità talk at casa, però in questo momento, come ben sapete, dire che cosa succede di qui a 3 mesi è molto molto difficile. Quindi sicuramente ci sarà in un modo o nell'altro la possibilità di farlo a settembre. D'altra parte c'è sempre stata e quindi lo garantiremo anche quest'anno. Bene, se noi rimaniamo comunque qui e quindi se poi vi vengono in mente altre domande... ok, Ilaria, che bravissima, mi corregge, il pagamento è una tantum e quindi potete rifare il test anche a settembre se non dovesse andare come è andato questa volta. Ok, allora facciamo così. Per il pagamento dell'esame svolto da casa come si fa? Ci informiamo e glielo diciamo. Credo che le istruzioni siano sul sito del CISIA, quindi non dovrebbe essere un problema. Nel frattempo io darei la parola al professor Pratichizzo. Se vi vengono in mente altre domande, le scrivete sulla chat e poi vi rispondiamo dopo. Il test è rivolto solo a chi fa la triennale. Non c'è obbligo di presenza a lezione, e quindi non c'era nemmeno prima, quindi non c'è obbligo di presenza né nell'università tradizionale né tantomeno ovviamente in quella a distanza. Bene, grazie a tutti. Domenico, prego. Bene, grazie Andrea, grazie al nostro direttore che ci ha presentato l'offerta didattica. Sarà mio compito invece fare un po' uno spaccato e cercare di capire cosa succede nell'ambito della robotica. Io sono un docente dei corsi di studio di ingegneria e al nostro dipartimento e mi occupo in particolare di robotica. Quindi quello che vi racconterò oggi è quello che facciamo nell'ambito di ricerca. Sì, perché in realtà un professore universitario, come tutti i miei colleghi che sono qui presenti, in realtà fanno la docenza, che è una cosa molto importante, ma un'altra attività essenziale della nostra vita accademica, del nostro lavoro, è quella di seguire le attività di ricerca. Seguire le attività di ricerca vuol dire tipicamente chiedere dei finanziamenti, seguire dei progetti e cercare di spostare di un po' il livello di conoscenza in una certa area. Noi ci occupiamo di robotica e quando dico noi mi riferisco a un laboratorio, un gruppo di persone di circa 15 persone, ragazzi che sono stati inizialmente studenti
del nostro dipartimento, dei nostri corsi di laurea, poi hanno fatto il dottorato e poi via via sono diventati ricercatori e anche professori. Questo è un video accelerato della vita nel nostro laboratorio, questo è il palazzone che voi probabilmente conoscete. Bene, di cosa mi piacerebbe durante questa chiacchierata darvi anche qualche suggerimento di non solo di cosa abbiamo fatto, ma anche di come lo abbiamo fatto. Guardate che essere ora produttivi e attivi nel mondo lavorativo e anche nel mondo della ricerca prevede una grande specializzazione. In realtà molti dicono che si deve avere una conoscenza, un po' una conoscenza T, cioè bisogna essere sufficientemente generalisti, cioè conoscere un po' molte aree, però avere una precisa focalizzazione su un tema che via via voi vi costruirete durante la vostra carriera accademica. Bene, la nostra focalizzazione del mio laboratorio è una focalizzazione che è attiva sulle tecnologie che riguardano la mano in generale. La mano può fare fondamentalmente due cose: può toccare degli oggetti e può quindi tecnologie per il tatto e tecnologie di manipolazione, ok? Cercherò di darvi alcuni concetti fondamentali. Guardate, qui sono tutti e due riportati allo stesso momento. Vedete, sulla destra c'è una tecnologia di tattile, cioè qui l'uomo sta manipolando il robot per fare delle operazioni del tipo assemblaggio, ma questo potrebbe essere chiaramente anche una barra nucleare a Fukushima, per esempio, che non voglio andare a toccare direttamente e lo faccio attraverso un robot. Quindi c'è una tecnologia robotica di manipolazione e una tecnologia per il tatto. Lo stesso tipo di applicazione è stata recentemente testata da Bezos, il CEO di Amazon, che si sta interessando moltissimo sulle tecnologie di manipolazione, dove qui vedete stanno utilizzando degli altri robot con delle mani e fanno dei giochini esattamente come lo stiamo facendo noi con i nostri robot. Bene, questo è un po' il contesto generale che si studia nei corsi di robotica, di ingegneria e anche di computer science e intelligenza artificiale, che ovviamente confluiscono in questo tipo di applicazione e di controllo. Bene, la cosa che vi voglio invece raccontare oggi è cosa possiamo dire noi, soprattutto per quanto riguarda il tatto, e le sfide che la nostra umanità ha nel problema del Covid-19, cioè di questa grande e bruttissima, terribile epidemia. Un momento per parlare di tecnologie di tipo indossabili. Tutti noi abbiamo degli strumenti di tipo indossabili. Questi strumenti di tipo indossabili tipicamente fanno il tracking di quello che facciamo noi, cioè fanno il tracking del nostro movimento, il battito cardiaco, e ci danno degli alert di tipo vibrante. Quindi fanno un po' di tatto, ma non tanto avanzato come quello che studiamo noi nel nostro all'Università di Siena, nel nostro laboratorio. La cosa che abbiamo recentemente brevettato, che su cui abbiamo costruito una storia importante di ricerca, è una tecnologia tattile che può essere indossata a livello di un ditale o a livello di un anello per sentire mondi di realtà virtuale. Abbiamo molta expertise anche nell'ambito della realtà virtuale e della realtà aumentata. Qui vedete, per esempio, c'è questa pallina virtuale e c'è una mano virtuale che la tocca e c'è un robot indossato. Questo è proprio un robot, una struttura parallela che permette di applicare delle forze sul polpastrello, esattamente come le forze che voi sentireste se toccaste direttamente una palla reale, come invece questa ovviamente è una virtuale. Quindi qui vedete un piccolo robot che applica delle tecnologie di tipo tattile. Questa è la robotica indossabile per il tatto. Bene, andiamo un po' avanti. Ovviamente abbiamo fatto un sacco di applicazioni, applicazioni multidito. Okay, per aumentare la realtà virtuale, la realtà aumentata che noi spesso utilizziamo con i caschetti o anche semplicemente sugli schermi, con un'altra dimensione, il tavolo. Se voi siete andati sicuramente a un cinema tridimensionale, al cinema tridimensionale vedete un oggetto davanti a voi, però poi quando ci mettete le mani non riuscite a toccare niente. Queste tecnologie sono molto interessanti. Vedete, qui per esempio c'è uno sforzo molto importante anche dal punto di vista della simulazione, e quindi tutto ciò che è matematica per simulare il contatto, quindi per simulare quelle che voi scoprirete essere le equazioni differenziali legate alla fisica, sono qui implementate in uno scenario di realtà
virtuale. Qui vedete, questa attività di ricerca ha attratto tanti interessi. Qui sono degli ingegneri della Sony che stanno testando le nostre tecnologie e recentemente ha creato anche un'azienda su queste tecnologie. Abbiamo sviluppato degli anelli, ma insomma qui non voglio andare molto avanti. In realtà noi siamo stati citati anche da Science Magazine come il primo laboratorio che ha sviluppato degli anelli per la realtà virtuale. Qui vedete, questo è molto bello perché con questi anelli in realtà, voi, questo è un classico esempio di realtà aumentata, voi afferrate l'oggetto con i polpastrelli delle vostre dita, però poi ci mettete un oggetto di realtà virtuale sopra questo oggetto vero e questo oggetto di realtà virtuale blu non solo lo vedete attraverso lo schermo, ma lo sentite anche attraverso gli anelli di realtà virtuale. Cioè questi anelli applicano sulle vostre dita la forza peso che questo oggetto farebbe se fosse veramente sull'oggetto reale. Quindi mescoliamo dal punto di vista fisico e di interazione anche oggetti reali e virtuali. Vabbè, qui videogame fatti anche con le nostre tecnologie aumentative, questo è un game di realtà aumentata dove dovete colpire questi droni che vi vengono incontro e avete anche un feedback tattile mentre giocate. Cosa possiamo fare per il Covid-19? Okay. Beh, per il Covid-19 la prima applicazione che ci è venuta in mente è stata quella di... Voi sapete che uno dei problemi che noi abbiamo per il Covid-19 è dobbiamo cercare di non far arrivare questo virus dentro di noi, ok? Non dobbiamo farci infettare, quindi dobbiamo tenere le mani pulite, dobbiamo sempre lavarle e soprattutto quando tocchiamo degli oggetti in giro, cioè tocchiamo porte, bancomat e altri oggetti pubblici, toccati anche da altri, magari da qualcuno che poteva avere il Covid-19, non dobbiamo portarcela alle labbra, agli occhi, toccarci il naso, perché attraverso le mucose questo virus potrebbe arrivare e infettarci e quindi crearci tutto questo tipo di problemi. Allora, voi sapete, ci sono degli studi che dimostrano che noi ci tocchiamo il viso circa 23 volte l'ora, ok? Vuol dire una volta ogni 3 minuti, perché, insomma, voi immaginate quando scrivete vi toccate il viso, fate così, no? Sono dei movimenti molto, molto, molto naturali. C'è chi si anche morde le unghie, ci sono anche delle altre malattie, chi si tocca molto, molto i capelli, anche addirittura... c'è il rischio che si diventi che ci sia anche l'alopecia a causa del, cioè perdita dei capelli fondamentalmente, ok? Quindi la cosa che ci è venuta in mente è stata questa, ci è venuta in mente, ve lo faccio vedere, questo è stato ripreso dal TG1 qualche giorno fa. L'idea è molto semplice, lo faccio raccontare dal TG1, spero si senta. Importante contro il coronavirus. Dalla tecnologia arrivano molte idee utili per l'emergenza. Un docente dell'Università di Siena ha sviluppato un'app per smartwatch che aiuta a non toccare il viso con le mani, con le quali si può aver sfiorato superfici infette. Un piccolo magnete appeso al collo fa vibrare il magnetometro dell'orologio quando si avvicina il braccio al volto. Quindi sostanzialmente abbiamo sviluppato questa tecnologia, che è una tecnologia che consente di far vibrare, non so se mi vedete, ma insomma io ce l'ho questa app sul mio orologino, non appena io mi avvicino al viso, questo orologino vibra e quindi mi allontana dal viso, quindi diminuendo il rischio di toccare il viso con le mani possibilmente sporche. Abbiamo anche visto, ci sono degli studi che hanno dimostrato che ci tocchiamo molto più spesso il viso con la mano non dominante, per cui se avete l'orologio sulla mano non dominante riuscite a fare tanto in più. Abbiamo fatto degli esperimenti, abbiamo dimostrato per esempio che il numero di tentativi che per ora che noi facciamo passa da 25 a 17 e soprattutto le volte che tocchiamo veramente la faccia, il viso scusate, in ogni ora passa da 11 a 2 volte e con gli studi che abbiamo fatto, chiaramente statistici, abbiamo dimostrato che il numero medio di secondi con cui siamo in contatto con il viso passa da 2 secondi a 5 secondi. Quindi l'idea è che più utilizzate queste tecnologie, più riuscite a tenere la mano lontana dal vostro viso. Questa app è scaricabile ad oggi già sullo store di Android, si chiama No Face Touch, è completamente free, è un'applicazione ovviamente libera, il software è su GitHub e funziona sotto licenza GPL, cioè la potete prendere e sviluppare quello che volete voi sopra. Abbiamo fatto anche un altro lavoro molto interessante, qui chiaramente il legame con la robotica è molto importante perché chiaramente abbiamo
cioè il braccio, il modello del braccio umano è molto simile al modello di un braccio robotico, quindi c'è una biomeccanica che è la matematica che è sotto i metodi che utilizziamo. Anche in questo caso utilizziamo dei braccialetti vibranti. Questi braccialetti vibranti ci permettono di mantenere una distanza sociale di un metro tra più persone. Ora, qui questo lo voglio saltare. Qui vedete qual è il problema. Vedete, qui ci sono tre persone all'interno di una stanza molto piccola. Queste persone noi le abbiamo incluse all'interno di una sfera di raggio, diciamo 60 centimetri, ok? Quindi se uno è in una sfera di 60 centimetri vuol dire che mediamente, cioè vuol dire che la distanza minima dall'altro soggetto è 120 centimetri circa, perché ci sono due sfere di questo genere. Vedete che grazie a queste tecnologie tattili e i modelli matematici che noi facciamo, in questo caso molto simili ai robot mobili, riusciamo a tenere questo gruppo di persone che è senza vista, cioè blinded, distante, e vedete che riescono a, ora vi faccio vedere un po' questi video, queste persone per ora sono due, riescono a muoversi all'interno della stanza, ovviamente il sistema sa dove devono andare e fanno sì che non si tocchino, cioè che stiano sempre a una distanza di un metro e venti, un metro e cinquanta. Andiamo un pochino più avanti, vi faccio vedere lo scenario più complesso in cui ci sono tre soggetti. Questi tre soggetti si muovono tranquillamente e uno potrebbe dire, la domanda potrebbe essere, scusi professore, ma perché non vedono? In realtà quando voi siete sul lavoro, oppure se siete in giro e avete il vostro telefonino, voi siete molto concentrati su qualcosa che siete molto concentrati su quello che state facendo, quindi pur non avendo alcuna disabilità dal punto di vista visivo, siete disattenti e quindi non controllate la vostra distanza. Queste tecnologie molto semplici e indossabili, basate sulle tecnologie tattili, quindi su stimolazioni della pelle, permettono di tenervi distanti. Vi faccio vedere ancora un'altra applicazione che è legata invece, quindi la prima era social distance, qui invece è qualcosa legato alle emozioni. Beh, noi abbiamo fatto siamo stati i primi nel 2010 a parlare di tatto remoto, tant'è che il nostro lavoro è stato portato a Shanghai, all'Expo nel 2010, a rappresentare l'Italia nell'ambito dell'Italia degli innovatori. Guardate, io posso toccare da una parte e sentire dall'altra. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sto digitalizzando il tatto e posso permettere di trasformare l'interazione tattile in un flusso di dati che va da un punto a un altro. Cioè potrebbe andare in questo particolare caso, potrebbe andare in questa digitalizzazione, c'è una mamma che interagisce con la propria bimba, vedete, sta guardando attraverso una telecamera sugli occhiali, un microfono, audio, video, registra, tocca tutto quello che sta facendo e poi digitalizza questo tatto e lo manda da un'altra parte oppure lo riproduce dopo un po' di tempo. Quindi è esattamente come abbiamo il microfono e lo speaker per il tatto, in questo caso abbiamo il microfono e lo speaker per l'audio, abbiamo tecnologie per registrare e tecnologie per riprodurre a distanza il tatto. Immaginiamo e stiamo lavorando per applicare questo tipo di tecnologie e restituire il senso di un abbraccio, il senso di una stretta di mano, il senso di una carezza ai malati Covid-19 che non possono essere. Io ho parlato con molti medici e infermieri che sono nei reparti Covid-19. Voi immaginate quando i medici e gli infermieri entrano in questi reparti, sono tutti protetti con schermi, con maschere, con visiere, per cui è veramente difficile anche interagire tattilmente. Tutti ci hanno detto che la prima cosa che questi malati chiedono è il contatto umano, proprio cioè il contatto, una stretta di mano, una carezza che è molto emotivamente importante. Quindi speriamo di poter utilizzare queste tecnologie e aiutare i malati di Covid-19 a recuperare il contatto con i familiari distanti. Abbiamo lavorato anche sull'andare a correre insieme, in particolare c'è un concetto che si chiama social jogging. Sostanzialmente io ho delle cavigliere, queste cavigliere, quando le cavigliere toccano a terra, quando il piede tocca a terra, la cavigliera misura un impatto, questo impatto viene mandato all'altro utente da un'altra parte del mondo e questa cosa qui si chiama social jogging. Vi faccio vedere brevemente, cioè possiamo andare a correre insieme pur essendo
pur essendo lontani fisicamente. Abbiamo fatto molti lavori, molti studi, scusate, sulla sincronizzazione. Vedete che quando accendete queste cavigliere il passo di due persone distanti si sincronizza, quindi questo potrebbe essere una situazione aumentativa di tutto quello che è Runtastic o tutte le altre applicazioni che servono per andare a correre insieme. Quindi vedete, quando queste tecnologie possono essere anche integrate nelle scarpe. Vabbè, e quindi si va a correre insieme avendo la sensazione di avere una persona vicina e quindi sincronizzarsi con il tatto. Va bene, andiamo avanti, questo non lo voglio. Alcune riflessioni per finire. Dunque, noi abbiamo, cioè vorrei dare alcuni messaggi velocissimi in 2 minuti per poi lasciare 5 minuti di domande a voi. Cioè l'idea è cercare di capire, noi stiamo entrando in un mondo, grazie anche al Covid-19, in cui città piccole e ad altissima qualità della vita come Siena possono giocare una parte, da un ruolo da leone proprio, perché si cerca sostanzialmente di evitare di vivere in ambienti affollati per tutti i motivi che non vi sto qui a ripetere, e si cerca di fare quello che molti chiamano smart working o remote working, cioè si riesce a lavorare anche dal punto di vista professionale da altri, cioè diciamo, io potrei lavorare in California pur non essendo necessariamente residente in California. Quello che succede che uno dei problemi che si hanno nelle grandi concentrazioni di ingegneri e tecnologi in città come Silicon Valley, a San Francisco, Londra, Silicon Valley è un'area, non è una città, quindi San Francisco, Londra, Berlino, ma anche la stessa Milano, e che ci sono, ma si hanno l'impressione di avere degli stipendi più alti. Però poi in realtà, io parlavo con uno dei miei ex studenti che prende ora $20,000 al mese come un software senior engineer, però lui paga €8,000 di canone di affitto e paga circa €3,000 al mese o per assicurazione sulla vita e cose di questo genere. Quindi quello che succede è che si prende di più, però sicuramente quando si va in questi ambiti molto molto frequentati, però il costo della vita è molto più alto. E noi possiamo sfruttare, come lo stanno sfruttando tutti in realtà, è questo remote working per cercare di andare in posti più a misura d'uomo e fare un lavoro estremamente importante. Io dico sempre questo, io sono stato fortunato nella mia carriera lavorativa, perché sono riuscito a disaccoppiare il posto dove vivo dalla mia rete lavorativa. Dico sempre che se vado via da Siena non se ne accorge nessuno, perché la mia rete lavorativa è così distribuita sul territorio che non si accorgono se io sto lavorando dal punto di vista della ricerca, non della didattica, a Siena oppure in un'altra parte del mondo. E questo permette a noi tutti, e a voi futuri ingegneri e matematici, se sarete con noi a questo dipartimento, riuscirete a, cioè vi suggerisco di inseguire un design della vostra vita personale e lavorativa che coniughi bene questi aspetti di cui vi parlavo. Quindi io dico sempre, bisogna usare la network per il lavoro, il posto dove viviamo per vivere. Tra l'altro ci sono tantissimi lavori estremamente pagati da casa. Poi io dico da casa, in realtà da casa va bene, ma si possono anche creare delle realtà di piccole aree di co-working dove si può lavorare uscendo da casa. Un'altra cosa che voglio dire è velocissima, voi siete indecisi perché siete di fronte a un bivio, non sapete cosa studiare. La cosa che non mi piace pensare è quando qualcuno impiega tanto tempo, cioè quando uno impiega, cioè, ho sentito a volte qualcuno che dice no, io ora sto un anno fermo per capire cosa voglio fare e poi comincio a studiare. Io dico, nell'indecisione conviene sempre prendere una delle due strade, magari facendo anche un sorteggio, cioè tirando una monetina, perché avete un anno di tempo per scoprire se quella strada non vi è piaciuta e tornare indietro e fare l'altra. E, tra l'altro, questa è una tecnologia, un approccio che si chiama First Movers, che si usa anche nel mondo dell'innovazione, dei brevetti e della tecnologia. Poi un'altra cosa che mi piace anche dirvi è inseguite sempre le vostre idee, cioè cercate sì di capire qual è il mainstream, ma cercate sempre di andare in modo un po' diverso, perché oggi quello che si chiama spesso creatività paga molto, molto bene. Finisco dicendo che la lezione che ho imparato come scienziato e come professore, quella sicuramente di essere veloci, perché siamo in un mondo troppo veloce per riflettere
tanto tempo, quindi conviene muoversi riflettendo. E poi credo che un ambiente di lavoro come quello della nostra università sia molto molto utile, perché è un ambiente dove c'è una dimensione proprio ben bilanciata tra docenti e studenti, si viene ispirati dai professori, si impara molto e si ha sempre l'impressione di creare la propria idea, anche voi come studenti, perché siete sempre coinvolti in innumerevoli progetti che vanno dalla matematica, la fisica, l'ingegneria, dai vostri docenti che sono molto attivi in ricerca. E ovviamente lavorare in team. Finisco anch'io con la presentazione del nostro nuovo sito di orientamento, che è stato principalmente guidato dal professor Giorgi, ma attivato dalla commissione di orientamento e dal nostro dipartimento di ingegneria e matematica. Vi lascio le domande e poi passerei la parola al nostro collega Luca, professor Chiantini. Grazie. Ci sono domande? Qualche curiosità? Questi dispositivi sono dispositivi tutti fatti in quelli indossabili, sono tutti fatti in rapid prototyping, per cui nelle nostre classi ci sono corsi di digital design, di stampa 3D, che permettono appunto di creare anche degli oggetti con una... Guardate che la stampante 3D ha... Io dico sempre che c'è anche mia mamma, che oramai ha 80 anni, è diventata anche lei un po' con delle conoscenze di natura informatica, perché ovviamente ha la sua pagina Facebook e così. Però ora guardate che anche il design... La stampa 3D portano alla meccanica, così come l'informatica è stata molto vicina, si è avvicinata molto a noi, no? Cioè a persone anche non esperte, diventa anche tutte le competenze dell'ingegneria meccanica, del design in generale, diventano molto molto più vicine alle nostre possibilità, perché basta una stampa 3D per vedere realizzato quello che abbiamo immaginato. Quindi sono delle cose interessanti. Sì, Roberto mi diceva di presentare su Google Play No Face Touch, ci provo. Allora, se vado su Google Store, okay. Abbiamo messa da poco in realtà. Vediamo. Stiamo anche cercando di pubblicarla sull'Apple Store. Abbiamo già l'app che funziona, ma abbiamo dei blocchi, sono un pochino più attenti a quello che succede nel mondo Covid. Ok, hanno una particolare attenzione per il mondo Covid. Non so se sto ancora condividendo il mio schermo, lo ricondivido un attimo. Eccolo qui. Share. Questa è l'app che trovate, No Face Touch, CIRSLAB, Università degli Studi di Siena, e questa la potete scaricare. C'è anche una pagina nofacetouch.org dove è spiegata tutta il modo con cui potete utilizzare e scaricare. A breve sarà disponibile anche una versione con il telefonino. La versione con il telefonino è molto semplice, perché il telefonino lo metterete al collo con un laccio e poi metterete dei piccoli magneti come braccialetti che vi consentirà di riconoscere quando le vostre mani si avvicinano al viso. Quindi sul No Face Touch app potete trovare tutte le istruzioni per capire cosa fare. Va bene, io ho finito con un minuto di ritardo, grazie per la vostra attenzione e lascerei al professor Chiantini lo spazio per il secondo intervento. Va bene, grazie Domenico. Se non ci sono altre cose, inizio il mio intervento. Buonasera.
Mi chiamo Luca Chiantini, sono un docente di geometria e quest'oggi però voglio presentarvi un argomento che, partendo da questioni piuttosto elementari, vuole in qualche modo introdurre dei temi di ricerca che riguardano la matematica e sono particolarmente sviluppati nell'Università di Siena. E quindi in questa presentazione cercherò un po' di rispondere ad una delle questioni che di solito la gente pone, dice, ma che cosa si studia nella ricerca matematica? Per poter parlare di tutto questo ho preparato delle slide ed ora vediamo se riesco a farle partire. Spero che si veda qualche cosa. Partiamo con la slide. Allora, la mia vuole essere un'introduzione alla combinatorica e voglio partire da una questione piuttosto semplice, un problema posto per i giochi di Archimede del 2006. I giochi di Archimede sono una specie di introduzione alle Olimpiadi della matematica. In questo esercizio si chiedeva di determinare in quanti modi diversi si possono ordinare le lettere della parola Siena in modo che non vi siano due consonanti consecutive. Beh, la questione è abbastanza chiara, no? Io prendo le lettere della parola Siena, cerco di riordinarle, non importa se l'ordinamento mi dà una qualcosa di senso compiuto, quello che conta è come le lettere vengono disposte e si chiede che non vi siano due consonanti consecutive, così in questi due esempi, nel primo la situazione è a posto, nel secondo no, perché nel secondo due consonanti sono accanto. Di fronte a un problema del genere ci sono varie possibilità di approccio. Per esempio uno può tirare a indovinare, no? Oppure uno può usare la forza bruta, può provarle tutte, scrive su un foglio tutte le possibili disposizioni e poi conta quelle giuste. Ma quello che vi voglio un po' introdurre è il metodo matematico, che consiste nel cercare di capire quali sono le strategie che ci permettono di arrivare ad una soluzione. Tra l'altro, questa cosa della differenza fra retta opinione e scienza, cioè dal tirare a indovinare e l'avere effettivamente una strategia, è qualcosa che risale addirittura ai tempi dell'antica Grecia ed è molto attuale, perché apparentemente può sembrare che alcuni metodi di intelligenza artificiale tirino a indovinare piuttosto che cercare una metodologia per risolvere il problema, cosa che in realtà non è così. Ma torniamo al problema. Abbiamo quindi di fronte la parola Siena. In quanti modi possiamo ordinare le lettere? Dimentichiamo per un attimo il problema delle consonanti e chiediamoci in quanti modi possiamo ordinare queste lettere. Allora, cominciamo dalla lettera S, che ha 5 possibilità, 5 caselline in cui può essere inserita. Una volta però che ho scelto dove inserire la lettera S, la seconda lettera, la I, alla I sono rimaste 4 possibilità. Se inserisco anche la E ha 3 possibilità. Una volta inserita la E ci sono 2 possibilità residue per la N, e una volta inserita la N, a quel punto dove va la A è fissato. Quindi è possibile, sì. Scusami, sono Domenico. Ti volevo dire che nella slide che noi vediamo si vede Siena e non si vede la A in fondo. È un po' tagliata sulla destra, non so se... questo è un problema perché io sto presentando a schermo intero. Ok. Sto presentando la finestra. Non si vede... Si vede il 120 in fondo? Stai presentando tutto lo schermo o solo la finestra? Sto presentando solo la finestra. Prova. Perché non si vede nemmeno la parte in fondo, Luca. E anche la parte in fondo. Attimo. Ecco, ora si vede meglio. Ora si vede tutto. Sì, però se lo presento in questo modo mi salta la presentazione, chissà perché. Posso provare a presentare con lo schermo intero? Sì. Allora, metti la presentazione a schermo intero. Poi vado a presentare, dico schermo intero. Mi si è bloccato tutto. Si vede qualcosa? Ancora no.
Si è bloccato. Cos'è successo? Allora, schermo intero. Non me lo fa fare. Allora, rimettilo come era prima e lascialo senza presentazione. Tanto lo vedi... Posso vederlo in questo modo, però viene peggio perché le slide non hanno l'animazione. Comunque, torniamo a noi allora. Quindi le possibilità di disporre le lettere della parola Siena sono in realtà... Come no, vedete, non lo vediamo. Non lo vediamo ancora. Non lo vedete ancora. Oh, mamma mia. Devo annullare questo. Devo presentare una finestra. È solo che adesso mi ha bloccato completamente la presentazione. Cioè mi dice presenta ora, mi dico di presentare una finestra e lui mi dice condividi, ecco, adesso, giusto? Ora si vede. Si riesce a vedere, benissimo. Allora dicevo che ci sono 120 disposizioni possibili. Perché 5 per la S, 4 per la I, eccetera, quello che si ottiene è il fattoriale del numero 5 che mi dà appunto 120. Ma vediamo quante di queste hanno le due consonanti consecutive. Per vedere questo, vediamo che cosa succede analiticamente se io prendo la prima consonante, cioè la S, e la metto nella prima casella, allora la N deve essere nella seconda casella per avere le due consonanti vicine. E quindi quando metto la S nella prima casella, le disposizioni sbagliate saranno quante? La N deve andare nella seconda e le tre vocali possono essere messe in qualunque delle tre caselle residue, quindi rimangono 3 per 2 per 1 a possibilità per le vocali. In totale abbiamo 6 possibilità in tutto quando la S è nella prima casella. Se invece la S è nella seconda casella, stavolta ho 2 possibilità per la N per andare vicino alla S. E quindi le possibilità in questo caso diventano il doppio, cioè 12. Lo stesso se la S è nella terza casella o nella quarta. Se infine la S va nella quinta casella, ancora stavolta per la N ho solo una possibilità e ritorna ad essere 6. Quindi le disposizioni in cui le due consonanti sono vicine sono 6 più 12 più 12 più 12 più 6, 48. E pertanto la risposta alla domanda quante sono i modi di ordinare la parola Siena in modo che non vi siano due consonanti consecutive, è 120 meno 48, cioè 72. Vedete che abbiamo introdotto in pratica un metodo per studiare questo problema e questo è quello che intendo per metodo matematico che fa parte della scienza. Ma andiamo avanti e vediamo altre questioni, perché avere un metodo ci permette di andare avanti su problemi come questi. Intanto, se vi avessi chiesto inizialmente quante sono queste, diciamo, che cosa avreste scommesso buttando le lettere della parola Siena sopra un tavolo e vedendo se ci sono due consonanti consecutive o no, la cosa sarebbe stata forse abbastanza incerta. Adesso possiamo rispondere, perché sono 72 le disposizioni che non hanno consonanti consecutive, 72 rispetto a 120 è il 60%. Quindi la percentuale di non avere due consonanti consecutive è lievemente migliore, un po' migliore, che quella di averle. Quindi se dovessi scommettere, io preferirei scommettere che le due consonanti non andranno consecutivamente. Ma un ragionamento del genere è chiaro che non è legato in sé alla parola Siena. Può essere ripetuto per tante altre parole. Per esempio, se invece di Siena avessi la parola cielo, allora, di nuovo, avrei 72 disposizioni in cui le due consonanti non sono consecutive. Questo perché è chiaro che a me interessa soltanto sapere quali sono le vocali e quali le consonanti. E quindi cielo e Siena sono la stessa cosa. E se avessi la parola palio, ancora qui avrei 72 disposizioni senza due consonanti consecutive, perché anche palio è composta da due consonanti e tre vocali. Qualunque parola di 5 lettere con 2 consonanti e 3 vocali dà la stessa soluzione. Ci sono però questioni in cui il numero di soluzioni cambiano, perché se io invece della parola cielo avessi la parola cieli,
e vi chiedessi quanti sono i modi diversi di ordinare le lettere della parola cieli invece che per non avere due consonanti consecutive, e questa volta le cose cambiano. Perché nella parola cielo, se scambio la I con la O, la parola cambia. Nella parola cieli, se scambio le due I, la parola non cambia. E quindi le possibilità di disposizione in realtà si dimezzano. Le possibilità diventano soltanto 60, 120 diviso 2. E lo stesso vale per le disposizioni che non hanno due consonanti consecutive, due consonanti vicine. Anche loro si dimezzano. Quindi la risposta questa volta non è 72, bensì 72 diviso 2, cioè 36. Quello che non cambia è la percentuale. Ancora una volta le disposizioni senza consonanti contigue sono il 60%. A questo punto si può andare, diciamo, avanti con questi ragionamenti. Per esempio, se prendessi la parola arare, cosa succede se prendo la parola arare? Questa volta io posso scambiare le due A senza cambiare la parola e posso scambiare le due R senza cambiare la parola. Quindi questa volta la situazione va divisa per 4. Le disposizioni sono 30, quelle senza consonanti contigue 18, ma la percentuale rimane ancora del 60%. Tutto questo ci porta a, diciamo, a completare questo procedimento. In realtà, nello studio di questo problema, quello che interessa non è tanto sapere quali sono le vocali e quali sono le consonanti. Quello che conta è sapere quante se ne sono di vocali e quante di consonanti. Per esempio, prendendo una parola che non ha senso, anana, ecco, posso, quanti sono i modi per scambiare, per mettere queste lettere in modo da non avere le due consonanti consecutive? Qui si arriva al massimo perché i modi possibili sono solo 10, in quanto le permutazioni delle A e quelle delle N non fanno cambiare la parola. Di questi 6 sono senza consonanti contigue, vedete nel fondo della diapositiva le 10 possibili disposizioni e le 6 che non hanno consonanti consecutive. Tutte le varie parole che abbiamo visto finora possono essere ricondotte a uno di questi 10 schemi, indicando con N la consonante e con A la vocale. Siena diventa N, A, A, N, A e così via. E questa è la maniera in cui il problema combinatorico può essere studiato in modo, diciamo, più efficiente, perché ci possiamo ricondurre allo schema che ne sta, diciamo, alla base del problema. Come vedete, le possibilità calano notevolmente e in questo modo il problema diventa più trattabile. Ora, visto che stiamo parlando di Siena, esiste a Siena una cosa che ha una fonte inesauribile di problemi di carattere combinatorico, ed è il palio. Nel palio continuamente nascono queste questioni, diciamo, di tipo combinatorico. Per esempio, una tipica che molti di voi probabilmente, non so quanti di voi sono di Siena, quelli di Siena già probabilmente conoscono, e quante sono le possibilità di allineamento alla partenza, e paradossalmente sono un numero, come vedete, estremamente alto. È fortemente improbabile che nella storia secolare del palio sia mai capitato due volte di avere lo stesso allineamento alla partenza. Ma venendo a un problema specifico, se io voglio, per esempio, uno dei problemi che si possono porre è mettiamo che in un palio occorrano solo due contrade nemiche. Qual è la probabilità che finiscano accanto alla partenza, e che significa che la partenza diventa piuttosto problematica, perché se due contrade nemiche sono accanto tendono a ostacolarsi e a ritardare la partenza. Con un ragionamento simile a quello che abbiamo già fatto si può vedere che questa probabilità è del 20%, e questa è probabilmente qualche cosa che pochi conoscono. E come si fa a vedere che questa probabilità è del 20% usando metodi combinatorici? Semplice. Questa volta abbiamo 10 contrade che partecipano al palio, quindi sono disposte alla partenza. Due di loro sono nemiche, indichiamole con la N, le altre le indichiamo con la A. Quant'è il numero possibile di tali schemi? Il numero di tali schemi è 10 fattoriale, perché abbiamo 10 contrade. Ma le permutazioni delle N e le permutazioni delle A non contano,
Quindi in realtà è 10 fattoriale diviso 2 fattoriale per 8 fattoriale. Facendo un rapido calcolo viene 45. Il numero totale degli schemi è 45. Quanti di questi non hanno, quanti di questi hanno le due contrade nemiche vicine? Bene, se la N, la prima contrada con la N è al primo posto, la seconda deve essere al posto 2 per essere vicina. Se la prima N la incontriamo al posto 2, la seconda deve essere al posto 3 e così via. Quindi, facendo il conto, ci sono 9 schemi dei 45 in cui le due contrade nemiche sono affiancate e questo porta alla percentuale del 20%. Questo procedimento, vedete, è quello che verrà richiesto di fare spessissimo durante il corso di laurea in matematica. La difficoltà di chi deve intraprendere un corso di laurea in matematica è soprattutto rivolta a questo alto livello di astrazione che c'è nel ragionamento matematico. Io sono partito da un problema, la parola Siena, e ho capito che in realtà devo passare agli schemi di parole che in qualche modo mi permettono di dare una soluzione. Una volta fatto questo schema posso tentare di generalizzare il problema e ci sono tantissime generalizzazioni suggerite dalla schematizzazione. Per poi passare alle applicazioni, uno lo può applicare al problema delle parole ma anche altri problemi come per esempio trovare la probabilità che due contrade nemiche finiscano alla partenza a fianco e così via. Vedete qui in alto una generalizzazione del problema che avevo indicato. Per esempio, un'altra generalizzazione. Cosa succede se io prendo una qualunque parola di 5 lettere senza sapere quante sono le vocali e le consonanti e mi chiedo qual è la probabilità di trovare due consonanti consecutive? Paradossalmente, questa volta, se fate il conto, e quindi contate quanti sono gli schemi di parola con 5 vocali, quanti sono quelli con 4 vocali, con 3 vocali e così via, e quanti di questi non hanno, hanno due consonanti consecutive, quello che trovate è che qui la probabilità si ribalta. Nel problema dell'ordinamento delle lettere della parola Siena, il 60% degli ordinamenti non aveva le consonanti vicine. Qui invece, se prendiamo una qualunque parola di 5 lettere, quindi non fissiamo quante sono le vocali e le consonanti, vedete che il 60% quasi, 59 rotti di probabilità, è che le due consonanti vengano effettivamente consecutive. E poi si può arrivare a generalizzazioni ancora più elevate, per esempio prendendo una parola di, invece che di 5 lettere, di n lettere, qui non vi dico qual è la soluzione, meglio vi dico qual è la soluzione, non vi faccio tutta l'analisi del problema, ma in qualche modo ve lo lascio per esercizio. Ora uno può dire sì, questi sono giochetti, no? È un giochetto quello di cercare di capire quante sono le disposizioni delle lettere della parola Siena, oppure è un giochetto quello anche di vedere quant'è la probabilità che due contrade nemiche finiscono accanto alla partenza. Questo è un po' meno un giochetto, ma insomma resta sempre una cosa che appare più nell'universo ludico. Ecco, in realtà questa cosa qui non è proprio così, diciamo, limitata a questioni che possono essere viste come giochi, perché vedete, in questa diapositiva prendete quest'ultima osservazione. Ora, io ho parlato di queste parole senza fare nessun riferimento al senso compiuto, ma se io prendo parole di senso compiuto, certamente prendendo a caso una qualunque parola di 5 lettere del vocabolario, la probabilità di trovare due consonanti consecutive non è del 59%. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli schemi di parole di senso compiuto hanno una natura che è diversa dallo scegliere 5 lettere a caso e prendere queste lettere e disporle in qualche modo in 5 caselle. Questa differenza è quella che sta alla base, per esempio, dell'analisi crittografica. Quando si cerca di crittografare un messaggio perché
gli altri non possano capire questo messaggio, ma quello a cui il messaggio è destinato sia in grado di decifrarlo, si vanno a utilizzare metodi combinatorici per trasformare il mio messaggio nel messaggio cifrato. Il fatto che gli schemi di parole di senso compiuto, che sono poi quelle che compongono il messaggio, abbiano delle disposizioni di consonanti vocali diverse da quelle che sono le disposizioni di parole completamente a caso, permettono qualche volta di arrivare alla decifrazione di codici segreti. E questo diventa particolarmente interessante quando questo codice segreto non è qualcosa che io voglio trasferire a un'altra persona, ma è qualcosa che esiste in natura. E il tipico esempio di questa situazione si ha, per esempio, nel DNA. E cos'è il DNA? Il DNA è una successione di 4 simboli che possono essere rappresentati dalle lettere ACGT. E le disposizioni di queste lettere sono quelle che determinano il tipo di organismo che da quel DNA si genera, per cui dalla stessa sequenza, sequenze simili, sequenze di comunque di questi 4 simboli possono generare organismi completamente diversi. Il modo con cui un organismo si genera da una sequenza di simboli non è chiaramente decifrato. Noi conosciamo quali sono le catene del DNA, ma non sappiamo perché certe catene ci danno certi organismi o no. Quella del cercare di decifrare qualche tipo di caratteristica dalla catena del DNA, qualche tipo di caratteristica dell'organismo generato, è una delle sfide fondamentali della genetica e direi anche in gran parte della biologia. E questioni di carattere combinatorico sono fondamentali. Ho una stringa di DNA, vedo che ci sono, per esempio, in questo esempio GAC ripetuto 3 volte, questo ha un'influenza su qualcosa. Bene, noi abbiamo enormi masse di dati da questo punto di vista, ma queste enormi masse di dati devono essere interpretate, e per far questo l'analisi combinatorica che può ridurre queste masse di dati utilizzando le schematizzazioni giuste è utilizzata frequentemente ed è di importanza fondamentale. Salto una parte qua e passo alle conclusioni perché il tempo, diciamo, sta terminando. Dove si studiano allora questo genere di cose? Dove si studiano problemi di questo tipo? Per esempio per la loro applicazione in crittografia, per esempio la loro applicazione nello studio del DNA. Beh, il corso di laurea magistrale in Applied Mathematics è uno degli esempi. È diviso, diciamo, in 2 tipi di curriculum. Uno che riguarda data science, che è appunto cercare di capire dalle grandi masse di dati con metodi matematici quali possono essere degli schemi che si ripetono in queste grandi masse di dati e come si possono utilizzare. Questo tipo di analisi può essere utilizzato per arrivare a capire come da queste masse di dati le regolarità ci permettono di trovare delle questioni effettive, tipo per esempio in biologia quando si sta parlando del DNA. Un altro settore studiato è quello dei sistemi complessi, dove per sistema complesso si intende un sistema in cui ci sono tanti agenti che hanno appunto un'interazione. Queste interazioni vengono rappresentate con uno strumento matematico che si chiama tensore, che ha grossi aspetti combinatorici, e che anche questi oggetti vengono studiati tramite analisi tipo quelle che abbiamo visto. A tal proposito, vi dico che, per esempio, nel Dipartimento era presente che questo tipo di analisi è qualcosa che io ho visto dal punto di vista matematico, naturalmente ha forti ripercussioni per quanto riguarda l'interazione fra matematica e ingegneria. Per esempio, fra matematici ed ingegneri era stata creata la comunità dei sistemi complessi, accoglieva matematici, ingegneri, fisici, eccetera. E un'altra cosa che riguarda il Dipartimento è la prossima, oltre ai corsi di laurea di cui avete già
di cui abbiamo già parlato, è la creazione di alcuni master che servono appunto per completare gli studi dedicandosi più specificamente a certi tipi di problemi. Uno che è in corso di formazione, che rientra nel discorso che ho appena svolto, è il master in bioinformatica, che lega aspetti matematici, biologici e informatici del nostro studio. E mi fermerei qui se ci sono delle domande, altrimenti possiamo chiudere questa presentazione. Grazie Luca, e naturalmente se ci sono domande scrivetele in chat. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno scritto in chat domande. Ora, se ci sono domande specificamente per il professor Chiantini, aspettiamo un attimo. Dunque, come ho scritto in chat, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che dal 21 aprile al 16 luglio sono aperte le preimmatricolazioni, che consistono semplicemente in una prenotazione della propria iscrizione, che poi dal 21 luglio potrà essere finalizzata. Quello che succede agli studenti che si preimmatricolano è che vengono contattati da uno studente tutor che offre loro un supporto personalizzato, quindi risponde a una serie di domande su come funziona l'Università di Siena e i vari step che vanno fatti poi per completare la propria iscrizione, o anche semplicemente può dare suggerimenti sulla vita universitaria. Poi abbiamo avuto... Ah, ecco, questa invece è una domanda di Federico Failla che giro a Luca. Quali possono essere le principali possibilità per un laureato in matematica? Allora, diciamo, una volta, quando ai miei tempi, la matematica aveva tre principali indirizzi, che erano l'indirizzo generale, l'indirizzo didattico e l'indirizzo applicativo. Direi che da quel punto di vista non è cambiato così tanto. Allora, al di là di quelle che sono le possibilità per quanto riguarda l'inserimento nel mondo della ricerca, questo è valido per tutti, ma va anche precisato che naturalmente è una possibilità che riguarda una percentuale non altissima, nel senso che quando si è per entrare nel mondo della ricerca la situazione è piuttosto complessa. Ma a parte questo, che riguarda quello che una volta si chiamava l'indirizzo generale, c'è una strada che va verso l'insegnamento. Ma c'è anche una grossa strada che sta crescendo anche di importanza, che riguarda appunto l'inserimento in gruppi di ricerca su argomenti tipo quello della bioinformatica di cui stavamo parlando. Ci sono vari laureati in matematica che sono entrati, per esempio, in passato, tanto per dirne una, in alcune società che studiano proprio appunto questioni di bioinformatica, tipo per esempio la GSK ha assunto in passato dei matematici, perché vedete, in un gruppo di ricerca il matematico è quello che fa il lavoro che stavo cercando di illustrare, cioè mi dà una schematizzazione del problema che permette di capire in certi casi bene dove si può andare, dove ci si può dirigere. E quindi in un team di ricerca, specialmente un team di ricerca di alta tecnologia, qualche matematico ci sta bene. Allora, il numero di laureati in matematica è più basso che il numero di laureati in altre discipline, come per esempio il numero di ingegneri o il numero di biologi è molto più elevato che non il numero di matematici. Questo fa sì però che proprio per questo motivo matematici da inserire in questi gruppi di ricerca sono molto richiesti. Se andate a vedere per esempio i gruppi di ricerca che ci sono all'interno del nostro dottorato, molti di questi hanno dei laureati in matematica che sfruttano l'abilità che si sono costruiti negli anni in cui hanno imparato a lavorare con concetti, lavorare con i concetti, la sfruttano per le loro applicazioni
a problemi specifici. Non so se questo può rispondere. Abbiamo un'altra domanda che dice: anche il corso di Applied Mathematics magistrale è possibile seguire all'inizio delle lezioni del primo semestre in via telematica? Sicuramente sì. Venendo da fuori sarebbe comodo per finire la laurea triennale, eventualmente iniziare a seguire i corsi non essendo in sede. La seconda domanda è la seguente: il corso si dedica anche alla trattazione teorica avanzata in matematica o si concentra fin da subito all'aspetto applicativo? Questa allora, provo, diciamo, allora, la risposta è no, si concentra principalmente all'inizio nel dare un completamento della formazione matematica. In questo modo ci sarà un primo semestre che sarà rivolto a dare un po' un'apertura di orizzonte per quelle che sono le cose trattate durante la laurea triennale. Per esempio c'è un corso di Advanced Geometry che cerca di dare una finestra su quelli che sono gli sviluppi attuali della geometria. C'è un corso di Advanced Analysis che fa la stessa cosa per l'analisi matematica e così via. Dopodiché si va a corsi che rientrano un po' più nelle questioni di carattere applicativo, fermo restando che quali siano le possibili, cioè la matematica è divertente perché quali siano le possibili applicazioni è quasi impossibile dirlo, sono talmente tante che si può trovare applicazioni dalla biologia, alla fisica, all'ingegneria, all'economia, addirittura le cose che studio io in questo momento hanno applicazioni, per esempio, in linguistica. Questo per dire che sono talmente vaste che sarebbe riduttivo cercare di fare corsi. Quindi quando si parla di corsi applicativi, tenete conto che si parla di corsi applicativi sempre in matematica. Quindi, per esempio, un corso di teoria dei grafi può essere visto come un corso applicativo, anche se non è che si insegna come si preme un bottone per far uscire fuori una qualche cosa. Oppure i corsi di crittografia possono essere visti come applicativi, ma di fatto, ecco, sono sempre corsi che hanno questo aspetto applicativo sempre visto dal punto di vista matematico, cioè fortemente rivolto verso una capacità di controllo dei procedimenti. Allora abbiamo Andrea Gennari che dice: la laurea in matematica può dare allo studente anche sbocchi nel campo economico e finanziario. Certamente, certamente. Per esempio ci sono alcuni studenti, ma questo vale anche per l'ingegneria, ci sono studenti di ingegneria e studenti di matematica che hanno trovato lavoro per esempio in alcune grosse istituzioni finanziarie cittadine, e tutti capite a chi mi sto riferendo, anzi vorrei dire che sono anche molto richiesti da questo punto di vista. Ecco, l'esperienza da questo punto di vista è altamente positiva. Se posso integrare rispetto a questo, da almeno 3 anni il Monte dei Paschi ha iniziato questa nuova forma di alto apprendistato in alta formazione, tramite la quale un gruppo di studenti può svolgere l'ultimo anno della laurea magistrale lavorando presso o la banca oppure presso il consorzio operativo. Nel corso degli anni sono sempre di più gli studenti del nostro dipartimento che sono stati selezionati. Addirittura quest'anno sono 8, mi pare 2 matematici e 6 ingegneri, che hanno svolto l'ultimo anno lavorando retribuiti presso MPS e facendo l'ultimo anno di università. Tommaso Trentini chiede un approfondimento in merito al proseguimento magistrale della laurea triennale in matematica. Dunque, in che senso, per quanto riguarda le possibilità di studio in altri settori o per quello che riguarda lo studio in altre sedi? Chiedo. In altre sedi è sconsigliatissimo. No, allora, diciamo, è chiaro che la struttura del... Ecco, sui settori c'è un'ampia possibilità, nel senso che è chiaro che se uno, cioè, voglio dire, persone che hanno fatto la laurea triennale in matematica e poi si iscrivono, per esempio, un corso di statistica, che è un corso del Dipartimento di Economia, ce ne sono continuamente e...
È chiaro che noi preferiremmo che le persone continuassero, diciamo, il loro corso di studi nella laurea magistrale in matematica, però è pieno di persone che una volta fatta la triennale in matematica poi decidono di dedicarsi, che ne so, alla statistica, anche in alcuni corsi di ingegneria oppure in corsi, diciamo, di altro tipo. Ecco, sostanzialmente questo è possibile. Voglio anche dire adesso, ma che tutto sommato gli studenti di matematica hanno un'ottima reputazione e quindi sono anche abbastanza ben visti in altri corsi di studio magistrale. Però ecco, noi invitiamo tutti quanti a tenere conto che questo può essere, questo è soprattutto molto più vero, se posso esprimermi, cioè triennale magistrale, certo, si può fare il cambiamento, è lo spirito del 3 più 2. Tenete conto che diventa ancora più vero quello che ho appena detto per quanto riguarda il dottorato. È pieno di studenti laureati in matematica che hanno fatto il dottorato in chimica, che hanno fatto il dottorato in biologia, che hanno fatto il dottorato in economia e così via. Da questo punto di vista potrei portarvi tantissime persone che si sono laureate con me, sono andate a fare il dottorato in economia o in chimica e lì hanno avuto un ottimo successo. Grazie Luca. Dunque abbiamo da evadere una domanda di Gabriele Ciompi che voleva qualche approfondimento sul piano di studi di ingegneria gestionale. C'è una domanda di Simone Morelli a cui ha già risposto la professoressa Piezzi. Il nostro ingegnere gestionale è un ingegnere nella classe dell'informazione, quindi c'è una forte attenzione all'informatica e ai linguaggi di programmazione e, come ha scritto la professoressa Piezzi, i linguaggi sono tipicamente C, C++ e Java. Avevo risposto prima a un'altra domanda in cui si diceva che a livello di laurea magistrale da qualche anno, da un paio d'anni, abbiamo un corso anche di Python. L'unica magistrale in matematica a Siena è quella in Applied Mathematics, sì, questo è così. Sì, però voglio precisare che è comunque una laurea magistrale in matematica, quindi apre le stesse possibilità per l'insegnamento, per esempio, di qualunque altra laurea in matematica in Italia. Sì, noi non abbiamo approfondito gli aspetti, tra virgolette, formali, legali, però in Italia le classi sono, le lauree sono abbinate a delle classi ministeriali e la classe di Applied Mathematics è la classe LM40 che si chiama matematica, quindi uno è per legge un laureato magistrale in matematica. Quello che conta dal punto di vista della legge è il nome della classe e non il nome del corso di studi che uno ha fatto, quindi è un laureato in matematica a tutti gli effetti. Volevo vorrei aggiungere che è un laureato in matematica anche come forma mentis, ecco, non è uno che sa solo no, è uno che è laureato in matematica. Vi condivido la pagina del sito di orientamento su ingegneria gestionale per rispondere alla domanda di Gabriele Ciompi. In questa pagina trovate una serie di informazioni su quella che è la figura di riferimento dell'ingegnere gestionale, che è una figura interdisciplinare che da un lato ha una forte formazione di base ingegneristica, quindi la prima parola ingegneria è molto importante, quindi studia l'analisi matematica, la fisica, la geometria, i fondamenti dell'informatica, allo stesso modo di un qualunque ingegnere dell'informazione. Dopodiché la sua specializzazione riguarda gli aspetti gestionali e quindi organizzativi, economici, gestione, pianificazione, controllo, che sono sempre più richiesti in vari ambiti, dall'industria alle imprese di servizi, nella pubblica amministrazione, nelle banche, nelle municipalizzate. Molti dei nostri ingegneri gestionali sono andati a lavorare in aziende che gestiscono luce, acqua, gas, come si sarebbe detto una volta, perché diciamo le idee che stanno alla base della pianificazione, della gestione e del controllo sono simili anche in settori differenti. Il primo anno è sostanzialmente analogo a quello di ingegneria dell'informazione, informatica dell'informazione, con poche differenze. Nel secondo anno ci sono le materie io dico entry level dell'ingegneria, cioè i fondamenti
delle telecomunicazioni, i fondamenti dell'automatica, i fondamenti dell'elettronica, oltre a corsi come ricerca operativa, probabilità statistica, che completano la formazione di base dell'ingegnere dell'informazione. Il terzo anno è quello in cui invece ci sono i corsi specifici della ingegneria gestionale. Qui vedete i nomi, ottimizzazione combinatoria, di cui ha appena parlato Luca, e modelli per la pianificazione dell'attività, pianificazione e controllo di gestione, sistemi di controllo, sistemi meccanici, fondamenti di impiantistica, cioè è una figura che copre vari aspetti tra l'ingegneria industriale, l'ingegneria dell'informazione e anche aspetti più di ambito economico gestionale. Abbiamo un laboratorio di gestione di impresa, abbiamo un corso di lean management, abbiamo un corso piuttosto innovativo di programmazione, organizzazione e gestione delle aziende sanitarie. Perché? Perché l'ingegnere gestionale dà un contributo anche in quell'ambito lì, che è l'ambito, per esempio, degli ospedali. Sempre più ci sono ingegneri manager di aziende sanitarie, di ospedali, di case di cura. Perché, per esempio, cito una cosa, il nostro gruppo di ricerca operativa ha fatto un progetto in collaborazione con l'ospedale di Siena per l'ottimizzazione dei posti letto, per l'ottimizzazione dell'uso delle ambulanze e così via. Poi trovate qui una serie di informazioni sugli sbocchi occupazionali, e che cosa fa un ingegnere gestionale sul lavoro, quali competenze deve avere, in quali aziende tipicamente va a collocarsi. Ora non volevamo dilungarci a lungo su tutti i corsi di studio, sul sito di orientamento trovate tutte le informazioni. Nel frattempo vedo che la chat si è riempita. Ok, per trovare più facilmente uno sbocco sul campo economico e finanziario, quale tipo di ingegneria più adatto tra informatica e gestionale? Beh, probabilmente mi sento di dire gestionale. Tenete presente che i primi due anni sono simili e che a volte abbiamo passaggi da un corso di laurea all'altro senza grossi problemi. Scusate, un'ultima informazione per quanto riguarda la magistrale in inglese e in matematica. I corsi sono tutti tenuti in lingua inglese oppure ci si adatta in base alla classe corrente, alla presenza o meno di ragazzi stranieri? No, diciamo, normalmente i corsi li facciamo in inglese. Ha già risposto Elisa. Sì, può capitare, insomma, dipende, ecco. Ultimamente ci sono studenti stranieri anche nel corso di laurea in matematica che ha convertito più di recente la didattica alla lingua inglese, quindi direi che normalmente i corsi sono in inglese. Però vi devo tranquillizzare su questo, i nostri studenti sono contenti dei corsi in inglese, non... vero Luca? Non... Ma, diciamo che ci sono appunto, non è l'inglese di Shakespeare, ecco. È l'inglese che si diciamo pieno di termini tecnici che non sono molto diversi fra l'italiano e l'inglese. D'altra parte tenete conto che anche per un punto di vista professionale è fondamentale al giorno di oggi cominciare a entrare in contatto con questo inglese tecnico, perché dico sempre ai miei studenti: vi porto in biblioteca, vi tendo gli occhi, scegliete 10 libri a caso, se ne trovate 5 non in inglese vi pago da bere, perché ormai la scienza e la tecnologia sono scritte in inglese. Quindi per la vostra vita professionale è fondamentale conoscere almeno la parte tecnica dell'inglese, e nessuno studente ha avuto problemi in realtà in questi anni. Volevo aggiungere una cosa sulla domanda di Giada Santori, che ringrazio. Ha già risposto correttamente la professoressa Tiezzi, cioè chi proviene da un percorso di studi umanistici generalmente non ha problemi nell'affrontare i nostri corsi di studio. Naturalmente deve avere passione per la scienza, per la matematica, per il rigore che tipicamente noi chiediamo nei nostri corsi, però il tasso di successo che noi vediamo è lo stesso rispetto a scuole invece di provenienza più scientifica. Quindi assolutamente, anzi, ci fa molto piacere che poi sempre di più, come in qualche modo diceva anche il professor Pratighizio nel suo intervento, abbiamo bisogno di commissioni di skill diverse, abbiamo bisogno di visioni
a 360 gradi della realtà. Un matematico, un ingegnere non possono capire solo di numeri, così come, e questo voglio dire, diciamo da tanto tempo, una classe dirigente che si rispetti non può avere una formazione soltanto umanistica, cioè deve essere in grado anche di oggi di capire quali sono le implicazioni della tecnologia, dello sviluppo del digitale, di tutti questi numeri che ci circondano, perché oggi chi ha in mano i numeri ha in mano un potere enorme, e saperli gestire, saperli capire, saperli interpretare, saperli manipolare è assolutamente fondamentale. Come anche dicevo, sì, volevo aggiungere una cosa qui, di quello che hai detto, che una delle competenze che per esempio sembrano essere lontane, ma in realtà sono molto sviluppate in questo tipo di corsi, in particolare nelle cose di cui mi occupo io, è il rapporto delle macchine come nell'interfaccia con l'uomo, cioè tutto ciò che riguarda l'interface con l'uomo, che ora è fondamentale, va dalla domotica a quello che abbiamo nella macchina, ma anche alle app, al disegno delle app, al progetto delle app. È una cosa che è cominciata a diventare di dominio importante anche nei nostri studi, perché noi tutta la tecnologia che sia basata sui dati o come interfaccia è human-centered, e quindi ci sono anche degli studi che sono essenziali per capire come l'uomo si comporta di fronte alle nuove tecnologie. Quindi anche, se volete, comportamenti sociali diventano importanti nel nostro corso. E ovviamente si studiano i fondamenti, le basi. Abbiamo altre due domande. La prima: come posso orientarmi se sono indeciso tra ingegneria elettronica e matematica? Niente, qui non possiamo essere noi. Il fatto che abbia frequentato un corso che comunque è inerente all'elettronica vuol dire e non vuol dire, cioè la scelta deve essere basata sulla passione. Bisogna cercare di capire che cosa appassiona e buttarsi. Quindi sono tutte e due percorsi assolutamente per noi centrali, e quindi non possiamo essere noi a dirvi quale è meglio, quale è peggio. Venite qui, guardate com'è il primo anno. Ripeto, alla fine del primo anno c'è sempre tempo per cambiare orientamento senza grandi problemi. Si approfondisce molto la programmazione in ingegneria gestionale o si affronta marginalmente? No, noi crediamo che l'ingegnere gestionale debba essere un ingegnere dell'informazione, quindi certamente non è un programmatore, cioè non è uno che ha come target principale la scrittura di codice, però deve essere in grado di utilizzare gli strumenti dell'informatica e dell'ingegneria informatica per affrontare i problemi, per risolverli. Quindi non deve essere spaventato dal fatto di scrivere un po' di righe di codice, cosa che noi fra l'altro gli proponiamo di fare regolarmente, soprattutto negli esami della laurea magistrale, per svolgere i progetti che assegniamo durante le prove d'esame, o insomma come elaborati. Con il triennio in ingegneria informatica, a quali corsi di laurea magistrale è possibile accedere a Siena e non solo? Allora, a Siena a tutti, nel senso che con la laurea triennale in ingegneria informatica e dell'informazione è possibile iscriversi a tutte e tre le magistrali di ingegneria, ma anche, volendo, alla magistrale di Applied Mathematics, andando a compensare un minimo, Luca, se mi ricordi su questo, di deficit. Dipende anche dagli esami che uno ha fatto durante la laurea. Specialmente dagli esami a scelta, ci sono, però, ecco, al massimo c'è un problema di 6 crediti. Sì, quindi del tutto marginale. Poi, fra l'altro, sono cose che, diciamo, dopo che uno ha passato i primi due anni, parlando con i colleghi, con il comitato per la didattica, si trova il modo poi di costruire un percorso ad hoc per chi vuole fare un certo tipo di passaggio. Una domanda da Samuele Magini: come si svolge un po' più nello specifico il lavoro dell'ingegnere gestionale? È difficile rispondere a questa domanda perché l'ingegnere gestionale può occuparsi di tante cose diverse.
può andare a lavorare in un'azienda in cui si occupa dell'organizzazione della produzione, quindi dalla logistica, l'approvvigionamento dei materiali, la gestione del magazzino, l'organizzazione delle spedizioni, la gestione delle risorse umane, la pianificazione, per esempio, del quello che una volta si chiamava l'ingegnere dei tempi e dei metodi, cioè che deve capire in una linea di produzione quali sono i colli di bottiglia, quali sono le procedure che richiedono più tempo e ottimizzare la performance di una linea di produzione. Cito un esempio: una nostra studentessa è andata a lavorare in un'azienda molto grossa di Colle Valdelsa e portando una visione che in quell'azienda in quel momento non era presente, ha cambiato l'organizzazione di una linea di produzione consentendo di accorciare i tempi e quindi di aumentare la produzione per tempo in maniera abbastanza significativa. Quindi questo è un contributo importante. Come dicevo, però, può andare a lavorare anche non in un'industria, ma in una banca, può andare a lavorare in un'azienda che si occupa di servizi, che ne so, appunto, un'azienda di trasporti, un'azienda che può essere una compagnia elettrica, una compagnia che fornisce gas, acqua, cose di questo genere, le cosiddette municipalizzate, che ora poi hanno un regime misto, perché anche lì esiste tutta una serie di procedure di ottimizzazione e da qui si capisce che poi l'ingegnere gestionale affonda i piedi nella matematica, no? Perché spesso si trova a dovere soppesare un certo numero di informazioni sotto forma di dati, quindi di numeri, e trovare una soluzione a un problema che vuole massimizzare un certo indice di prestazione, quindi fare in modo che diminuire i costi, aumentare il numero di clienti, minimizzare il time to service di una certa procedura, no? Per avere che i clienti siano più soddisfatti, bisogna rispondere alle loro richieste in un tempo più breve. Tutto questo genere di cose sono cose di cui si occupa l'ingegnere gestionale. È una figura abbastanza trasversale, per cui non ha un oggetto di riferimento. Tipicamente l'ingegnere informatico ha come oggetto di riferimento il computer, l'ingegnere elettronico ha come oggetto di riferimento i circuiti. L'ingegnere gestionale non ha un singolo oggetto di riferimento, ma opera in vari contesti. Per le materie del corso di ingegnere gestionale gli argomenti saranno ritrattati dalle basi? Sì, assolutamente sì, come negli altri corsi. Si parte con analisi 1, algebra lineare, fondamenti di informatica, come nel corso di ingegneria dell'informazione e più o meno anche nel corso di matematica si parte dalle basi allo stesso modo. Sì, vorrei aggiungere a questo proposito che molti corsi sono comuni tra le varie lauree, tra le due lauree di ingegneria e quella di matematica. Abbiamo una domanda di Luca: qual è il corso più indicato per una futura magistrale lavoro nel campo della cyber security? Allora, la cyber security è un tema che sta a metà strada anche questo tra l'ingegneria informatica e quindi in questo caso il corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence and Automation Engineering, ma ci sono nostri colleghi che lavorano nell'ambito delle elettroniche e delle telecomunicazioni che si occupano di cyber security, per esempio nell'ambito delle immagini, nell'alterazione delle immagini e dei video, e questo è più affrontato per esempio nell'ambito del corso di laurea magistrale in Electronics and Communications. Ma i fondamenti che stanno alla base della cyber security, della crittografia, della protezione delle informazioni sono trattate anche nel corso di laurea di Applied Mathematics. Quindi la correlazione tra il corso di laurea e la professione che uno va a fare non è così stretta. Certamente questi sono i contesti, cioè l'ingegneria e la matematica sono i contesti in cui si apprendono le basi teoriche e tecnologiche per occuparsi poi nella vita di cyber security. Il nostro dipartimento, per esempio, come dicevo, è molto attivo nell'ambito della cosiddetta Image Forensics, che è una innovativa tecnica di individuazione di truffe legate alle immagini e ai video, alle alterazioni delle immagini e dei video. Se
avete un po' presente quello che sta succedendo in ambito fake news e simili, è un tema che sarà sempre più importante nei prossimi anni. Ma io, se non avete altre domande, vi saluterei. Devo dire, commentavo anche con alcuni colleghi offline, vi ringrazio per le tante domande, mi ha fatto veramente piacere e credo che, io spero che l'anno prossimo l'Open Day sia in presenza, ma non escludo che faremo comunque in parallelo un evento come questo, perché la vostra partecipazione, il vostro interesse è stato per noi molto molto bello. E quindi credo sia un'esperienza da ripetere anche nei prossimi anni, specialmente per coloro che magari sono lontani e non possono venire di persona. Bene, grazie a tutti, e ringrazio Simone Marullo per il supporto, Elisa per le risposte, e Luca e Domenico per le presentazioni. Grazie e buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti.